soprattutto avete delle persone serie nel governo. Non mi pare che vi siete lasciati andare a comportamenti di questa natura. Sì, ma vedi, io non penso che noi possiamo essere giudicati come il paese del bunga bunga. No, ma vedi, mi dispiace, il ma problema io è ho cercato di fare natura, di essere equilibrato, due lingue. Ma così non va bene. Cioè, onorevole Tabacci. Ma noi che stiamo attraversando come paese un momento di grande difficoltà, di crisi, penso alle vicende del lavoro. Ora, tutto questo avrebbe bisogno di buoni esempi, non di cattivi esempi. L'esempio che viene oggi da Berlusconi è un esempio devastante. Io altre volte ho avuto l'occasione di dire che avremmo bisogno di un De Gasperi. Ecco, era un modo per lanciare una idea, una sottolineatura. Avremmo bisogno di un De Gasperi o di un Berlinguer. Comunque di uomini politici che hanno creduto molto sulla virtù etica e hanno avuto un'idea del senso civico che è stato un buon esempio per gli italiani. Con quelle idee noi abbiamo superato delle prove difficili. Se le idee di queste sono quelle che si apprendono dalle letture dei giornali, e tra l'altro quando si parla di intercettazioni si parla come di voci dal sen fuggite, non certamente tutto può essere costruito in maniera artificiosa. Quindi è di questo che noi dobbiamo tenere conto. Il mutamento del costume in peggio non è un elemento che può essere valutato come virtuoso, è assolutamente negativo per le prove che dobbiamo affrontare. E oggi, come voi sapete, insomma, la Chiesa si è molto preoccupata, tant'è che è intervenuto anche il direttore del quotidiano della CEI, L'Avvenire, oltre a Famiglia Cristiana, e proprio L'Avvenire scrive che anche solo l'idea che un uomo al vertice delle istituzioni sia implicato in storie di prostituzione minorile sconvolge. Onorevole Tabacci, la Lega, come abbiamo visto in questo sondaggio, viene molto premiata dal federalismo. Il resto dell'Italia, l'Italia intera, viene premiata? Guardi, io, guardando questo vostro servizio, peraltro apprezzabile, riflettevo su un punto che in questi vent'anni, in questi ultimi vent'anni, a partire dalla caduta del muro di Berlino, uno dei partner decisivi dell'Europa, la Germania, forse il più importante, a cui noi abbiamo sempre guardato, e tra l'altro i padri fondatori dell'Europa erano tutti in qualche modo di lingua tedesca, anche il nostro De Gasperi. Ecco, in vent'anni, dal 1989 ad oggi, hanno fatto il miracolo di unire due stati i quali avevano delle differenze abissali sul terreno economico e sociale. I cittadini dell'Ovest avevano un più 50% rispetto ai cittadini dell'Est. Ebbene, il leader Kohl, il cancelliere di quel tempo, impose ai tedeschi dell'Ovest la parità del marco, uno contro uno. A una distanza di 20 anni quel paese unito è oggi l'architrave dell'Europa. E ha dei ritmi di sviluppo che sono almeno 3 o 4 volte il nostro. E quindi? Ora, voglio dire che qui io lo non è, inneggio... Lo è perché è un paese federale. Io però. Non inneggio... Sì, ma il problema è un paese federale ed è per questo motivo che riesce a stare unito. E voi questo federalismo l'avete veramente raccontato male. Anche come è stata spiegata oggi... Sì, magari qualcuno ha pensato in una scorciatoia. Ma vede, anche sul tema fiscale... E non è che state cambiando l'impostazione del fisco. Noi continueremo a pagare le imposte a livello centrale. Tutte le imposte principali non vengono assolutamente modificate. Tutto al più viene consentita un'addizionale, che quindi è un elemento dal quale i cittadini devono guardarsi, per i comuni. L'imposta sulla casa, che è stata irresponsabilmente abolita, oggi verrebbe reintrodotta per le seconde case. Ora voglio segnalare il fatto che le seconde case sono di proprietà dei non residenti, quindi si romperebbe anche quel principio che loro giustamente dicono di volere perseguire, che è quello di mettere il cittadino in condizione di giudicare il proprio amministratore. Ma le seconde case, no, io prima dicevo, avviene il contrario. L'esempio del federalismo municipale. Ma lei sa che i rilievi nostri, ad esempio quelli dell'onorevole Lanzillotta, che è una prestigiosa parlamentare che ha seguito questa materia, sono di natura strutturale. Io ho letto due articoli di il professore Innocenzo Cipolletta, che è una persona di grande equilibrio, di grande qualità, che è stato al vertice della Confindustria, che ha proprio decretato una sorta di de profundis, dicendo non faremo altro che espandere la spesa pubblica, non si vedono gli elementi positivi. Ora, se voi aveste messo in campo
una possibilità di andare in profondità su queste cose, anche coinvolgendo le opposizioni, sarebbe stato molto meglio. Invece, in maniera un po' arrogante, avete voluto affrontare la questione come se per voi si trattasse di mettere fuori il manifesto. Prenderete qualche voto in più, ma non farete l'interesse degli italiani. Questo lo costi, onorevole Tavazzi, questo è sempre ragionevole, no? Questo è giustissimo, io lo sottoscrivo. Ma non è che con i provvedimenti sul federalismo, quelli relativi al federalismo municipale e ai fabbisogni standard, noi affrontiamo il nodo delle pensioni di invalidità false? Non è così, quindi è inutile che andiamo a prospettare degli esempi che sono impropri. Stiamo nel merito del provvedimento. Non è vero, perché questo provvedimento, come è stato costruito, purtroppo, ahimè, non avete ancora definito la carta delle autonomie, che è ferma al Senato. Se gli enti locali non sanno chi fa che cosa, però non com'è possibile? Non cambiamo argomento, le colpi, ultima battuta.